Benvenuti a tutti, buon sabato, siamo alla partita, ultima giornata di andata contro la prima in classifica, il Parma. Non siamo tanto distanti, siamo a meno 6 punti, classifica molto corta come potete vedere. Andiamo subito avanti e la formazione che ho scelto io è questa qui, quindi abbiamo giocatori molto pompati. Il Parma lo faremo giocare con la divisa che a me piace molto. Gli mettiamo questa e noi giochiamo con questa bianca. Perfetto. Lo stadio chiaramente di notte. Benedic, Benedic, mamma mia. Una buona squadra, Ansaldi, insomma. Ok. Andiamo in campo al Tardini per l'ultima giornata d'andata. Poi arriverà più avanti la decima edizione dell'Europeo per Club. Io sto già facendo il campionato nuovo per conto mio con una squadra che ho scelto a caso nei campionati e prepareremo anche l'undicesima edizione. Ma adesso siamo sulla Master League, stadio Tardini, Legno Tardini, Parma, Genoa. Si parte con il calcio d'inizio per il Parma, Guessano, Osorio, il lancio subito per Benedic, colpo di testa all'indietro, Vasquez, palla Bernabé, mette in mezzo questo pallone, attenzione, esce sempre sull'allungo di Niala, pallone a Lazzaro che è ritornato, arriva dal Torino, tocco in direzione di Zaniolo. Va a metterla in mezzo per Salcedo, la mette giù Salcedo, si può girare, Salcedo punta l'uomo, un dribbling, due insiste, poi scarica per Castelldain, parte questo tiro, ribattuto. Buffon, rilancio per Benedic, va a recuperare Lukic, ma si fa sorpassare dal rimbalzo, la palla in mezzo a Bernabé, attenzione, lo attende Weber, palla Benedic, all'allungo per Niala. Mette in mezzo colpo di testa di Benedic, con le mani sempre, e poi mette in mezzo Bernabé e riesce ancora una volta sempre a bloccarlo. Occoli, largo per Gisborra, pallone a Weber, il lancio raso terra per Alvaro Morata, si gira, Castelldain, arriva Gisborra. Proverà a metterla in mezzo, palla deviata da Del Prato, calcio d'angolo per il Genoa. Linea laterale, Castelldain, Povega, Povega che si gira, lo scarico per Castelldain, a sua volta in mezzo a Sisborra che controlla, parte questo tiro, raso terra. E Buffon blocca, riparte con Estevez il Parma. A fondo lungo per Miala, la palla e Lazzaro se lo fa scappare, poi Ansaldi, Ansaldi, ancora Estevez, ancora Ansaldi, Occoli tiene lì Ansaldi, non gli dà la possibilità di crossare, poi le porta via molto bene la palla, ecco Zaniolo, pallone verso Salcedo, palla Morata, la tiene lì Morata, va a giocare molto bene per Zaniolo, prova questo lancio in mezzo, ma viene chiuso, ancora Ansaldi, Guessano, lancio per Benedic, bravissimo qui il nostro centrale difensivo, Estevez, rilancio ancora lungo, Occoli la tiene lì, la recupera ancora il Parma con Del Prato, fascia laterale, Mann, attenzione, converge Del Prato, se la fa ridare Mann, arriva Weber e gliela toglie la grande Weber. E allora si riparte con Castelldain, l'allungo per Zaniolo, la tiene lì, mette un gran pallone per Lukic che può avanzare, posizione, doveva darla a Morata, attenzione che qui il Parma è in difficoltà, Buffon rilancia in avanti, ancora Povega che la tiene lì, il tocco per Lukic, Povega dall'altra parte per Lazzaro, avanza Zaniolo, data la profondità, il controllo, la mette in mezzo, non ci arriva Lukic, arriva Povega, ma è più bravo il Parma a liberare.
recupera questo pallone, Mann, palla ancora all'indietro verso Del Prato, ricostruisce il Parma con questo lancio lungo, bravissimi i nostri due centrali oggi, Weber, rilancio di Semper per Lukic, contrastato, perde palla, allora Vasquez, ancora Parma, palla a Guessano, centralmente per Bernabe, c'è Castellin che prova a tenere fermo il centrocampo del Parma, rilancio in avanti, Weber, colpo di testa, Lukic, Pobega per Zaniolo, attenzione che accelera Zaniolo, sbaglia l'appoggio e allora riconquista con Ansaldi il pallone, il Parma rilancia ancora a sua volta in avanti, ancora una volta Occoli, spizzica male la palla, Miala insiste nella sua azione, Lazzaro gliela toglie molto bene, Pobega rilancia per Lukic, niente da fare, sbaglia anche il Parma, ancora Pobega, recupera la palla Salcedo e lancia questo gran pallone per Morata, Alvaro carica il tiro, fuori, gran palla di Salcedo per Morata, contrastata, perso il tempo e la palla finisce abbondantemente sulla destra di Gigi Buffon, Benedic controllato a sua volta da Occoli, la mette giù Benedic e Stevez può puntare l'uomo e Occoli contrasta ma recupera male palla, allora il Parma con Weber, adesso il gran colpo di tacco qui e Occoli allarga ancora per Zaniolo che deve costruire una buona manovra e adesso c'è a campo Zaniolo, la palla per Morata, Morata si gira, punta l'uomo, Morata, la palla in mezzo, Lukic, ma era fuori gioco, era fuori gioco, come si inserisce bene Lukic, mamma mia, è pericoloso lì davanti. E allora Gigi Buffon l'andrà a rinviare, il pallone ancora per Benedic, contrastato ancora da Lukic, mette giù Benedic, allora Vasquez, Vasquez su di lui, Castellin, niente da fare, Del Prato fermato ottimamente da Zizborra, mette in avanti adesso questo pallone per Morata, attende a rimorchio qualcuno, arriva bene Zizborra, pallone ancora in mezzo a Castellin, si lancia Salcedo, la tiene lì, c'è Zaniolo, Salcedo fa tutto da solo, la prova a mettere per Zaniolo e Stevez capisce tutto. Bravissimo Ansaldi, adesso ancora rilancio lungo, 40esimo 0-0 e poi arriva ancora Zizborra a bloccare tutto, poi Lukic sbaglia tutto e allora Parma, Miala recupera ancora un buon pallone qui e poi Occoli che lancia questa gran palla per Zaniolo che la mette giù, gran passaggio qui per Pobega, aspetta la profondità che arriva di Salcedo, la palla Salcedo, un passo in meno, pallone in mezzo, niente da fare, chiude tutto il Parma, gran difesa del Parma, Estevez, palla lunga per Bernabe, non c'è nessuno, attenzione, lancio sbagliato di Bernabe per Mann e riparte Semper, pallone a Lazzaro, ma finisce così questo primo tempo, 1-0-0 che ci sta, equilibrato, non grandi occasioni, forse la più limpida l'ha avuta il Genoa con quel tiro di Morata lato. E allora andiamo a modificare lo schema, faremo un CLS, lasceremo sempre largo da questa parte, Pobega può fare, no, non può fare il trequartista, però lo lasciamo qui come un centrocampista avanzato. Andiamo a mettere il l'ampiezza gioco, proviamo ad andare a crossare, ampiezza gioco e cross al centro se me lo dà qua, sì, ok. Si ritorna in campo, stessi 11 del primo tempo e si riparte con il grifone Alvaro Morata che ha avuto una grande occasione, forse anche un po' contrastato nel pressing, ha calciato male, Occoli, Lazzaro, il pallone dato adesso a Zaniolo, conserva la palla Zaniolo, l'appoggio per Lazzaro, scavalcare con una pennellata il centrocampo del Parma, Lukic, la palla Pobega, Pobega, pallone da questa parte per Castellin che va a mettere in mezzo questo cross per Morata, colpo di testa alto, mamma mia, gran palla di Castellin, mister Robby Ultras che è ritornato alla guida dopo tanti mesi, di nuovo una Master League nel suo ritorno, entra Inglese, non cambia nulla nel Parma, attenzione perché Inglese è molto bravo, la palla appoggiata adesso indietro, Vasquez che manovra, Bernabe, Bernabe su di lui, Occoli e poi la palla Inglese allarga per Miala,
mette in mezzo questo pallone e si arrabbia giustamente. Si arrabbia giustamente il centrale difensivo. Si vede che ha sentito di lasciare il pallone. Sperava in un ingresso per buttarla via dell'altro nostro centrale difensivo, cosa che non è avvenuta. Bellissimo gol di Inglese perché non era facile. Si è buttato bene. Vedete qui l'errore. Pobega ha lasciato la palla. Niente da fare. E allora Genoa in svantaggio contro il Parma. Gran cammino fin qui del Parma. Zaniolo, la palla da questa parte ancora per Pobega, la manovra bene su Castiglione, che adesso può puntare l'uomo, arriva a rimorchio, gliela dà, si sborra, deve solo andarla a crossare. Morata fuori, mamma mia, Alvaro pericolosissimo. E allora ragazzi, qua dobbiamo, forse sarà il caso di dover cambiare qualcuno, ritornare al vecchio schema, anzi andiamo poi a farlo alla fine di questa azione. Attenzione adesso qui con Vasquez, ancora che manovra un gran pallone a centrocampo per Bernabe. Occoli prova a contrastare senza riuscirci, Del Prato che va a mettere in mezzo questo pallone, colpo di testa, poi Occoli che libera, Lazzaro sbaglia tutto, Lazzaro, attenzione, il tiro dello 0. Grandissimo gol ancora di Inglese che ci punisce sull'errore clamoroso di Lazzaro. E allora ragazzi, vista la situazione, io direi di andare a farci il nostro classico schemino, che è questo qua. Quindi direi di togliere ma Lukic sta giocando bene, quindi togliamo Povega, facciamo entrare Candreva, Zaniolo ammonito, io direi di toglierlo perché non voglio rischiare, mettiamo Caramo e niente, giochiamo, praticamente giochiamo così. Andiamo 2-0, escono Candreva, entra con Caramo, esce Povega e Zaniolo. Un po' deludente questo Povega, mi aspettavo diversamente alcune cose, però lo teniamo perché può sempre venire l'utile. Lazzaro, errore bruttissimo il suo, vabbè, può capitare. Candreva, bravissimo, l'appoggio, c'è il fallo, calcio di punizione per l'ex Laziale, ex Salernitana. Per quanto riguarda questa Master League, si sborra, chiama tutti a salire l'allenatore del Grifone. Allora Lukic, la palla per Caramo che la tiene lì, non c'è spazio, si ritorna da Lukic, azione manovrata del Genoa, pallone Castellain, la gira per Candreva, la mette subito a crossare a rimorchio per Lazzaro che la va a alzare, Salcedo non ci arriva. Candreva, ancora Lazzaro, non c'è spazio, allora Candreva, Candreva che ha un gran tiro da fuori, preferisce lo scarico, Castellain, il palo, Morata, 2-1. Questo è il bug che ci ha perso, ma quando la palla batte sul palo, più delle volte va sempre sugli attaccanti, è una vita che è così, però ogni tanto ci aiuta anche a noi. Gran tiro di Castellain e Genoa che ritorna in corsa in questa partita. Siamo ormai al 63esimo, 2-1 Parma, lancio adesso in avanti, attenzione, Occoli che la tiene lì, Candreva che riporta a rimorchio questo passaggio, c'è Salcedo che la gioca, ancora Castellain. Ancora Castellain può avanzare, il tocco per Caramo, il controllo, parte il tiro, ma era fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco di Caramo al pelo. E allora ritorniamo con Gigi Buffon, rilancio lungo di Gigi Buffon, Lukic che ha giocato anche oggi una grandissima partita, Morata, allora Castellain, l'appoggio per Salcedo, la va a girare per Caramo che prova a puntare l'uomo. Ah, volevo fare il passaggio, mi sono sbagliato. Del Prato, attenzione che recupera Caramo. Morata, lo scarico indietro, Castellain, la parata di Buffon. Mamma mia, grande Castellain, quando è in forma è devastante. Incredibile.
Castellain va a battere per cercare di far allargare l'ampiezza della difesa delle posizioni regolare. Castellain la va a mettere in mezzo d'esterno. Morata fuori, mamma mia, mamma mia. Allora proviamo a fare ancora una cosa, l'ultima. Chiaramente metteremo Salcedo come prima punta. E allora l'ancoraggio, il contropiede lo togliamo e lo diamo a Salcedo. Sono ancora in forma, quindi direi di giocarcela così. Andiamo così, pazienza se perdiamo. Però bisogna provarci. Buffon a rilancio, Weber anche lui bravo oggi, eh. Allora Salcedo, Morata dall'altra parte, la palla per Caramo, Caramo, pallone a Salcedo che controlla, si gira, viene buttato giù. Allora Caramo, niente da fare, si perde, poi Castellani non va a recuperare il pallone, non capisco perché è stato fermo. Ansaldi, gran partita anche la sua. Miala, Miala, questo è un buon giocatore, pallone in mezzo inglese, attenzione, deve retrocedere Lukic. Niente da fare ancora inglese, palla in mezzo, colpo di testa di Okoli, ma c'è fallo su inglese. Che problemi che ci ha dato questo attaccante. Ammonito, ammonito Weber. Weber, sì. Calcio di punizione con Stevez che batterà, parte il tiro, la barriera, deve uscire Lazzaro. Buono il passaggio, c'è possibilità di remake da parte del Genoa. Palla ancora lì, affonda il colpo, vediamo, gliela dà. E allora Lazzaro, Lazzaro, parte questo tiro, ma debole, 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 debole. Buffon va al rilancio in avanti, gran lancio, e Stevez. Ancora lunga la palla, Lukic, Okoli, Lukic, ancora Okoli. Mette questo radente in avanti per Salcedo, la palla girata però sbagliata in pieno. Osorio si affida ai piedi di Guessan, palla in mezzo, c'è sempre Weber, palla lunga, recupera da questa parte. Allora Lukic che adesso può impostare, la palla per Caramo, gira per Alvaro Morata, la tiene lì Alvaro, pallone centrale per Castellain, mette in mezzo per Salcedo, controllo, ma viene sempre anticipato al momento del tiro, incredibile. Miala, attenzione ancora Eder, attenzione che si alza Eder, possibilità che esca magari Salcedo, palla in mezzo, Colli non la devi sbagliare. Bello adesso il fraseggio, Castellain, pallone in mezzo, Castellain. Salcedo si affida da questa parte molto bene a Candreva, Candreva, Candreva ancora, mamma mia, Candreva, pallone in mezzo, Salcedo, Salcedo, la palla per Lazzaro, la va a mettere in mezzo, calcio d'angolo, e qui facciamo il cambio, Salcedo in ombra, vediamo, speriamo che non ce lo tolga lui, ha messo Daniel Maldini, vabbè. Corsa da centrocampo, proveremo a metterla subito in mezzo, la palla per Lazzaro, la gioca su Candreva, posizione regolare, invece no, non capisco perché stanno due ore lì a salire, mamma mia che nervi. Ansaldi, 2-1 Parma, lancio ancora di Ansaldi, la palla che rimane lì, Salcedo che si va a buttare in avanti. Ma Parma che ha la meglio, centrocampo del Parma è fortissimo. Palla lunga, inglese, fermato da un ottimo Okoli. E adesso Genoa si può distendere con Okoli. Attenzione Okoli, si fa 40 metri, Okoli, la palla verso Salcedo che la controlla. Il colpo di tacco per Maldini che non scatta in tempo, porca miseria. Genoa al Parma 5 minuti di recupero, incredibile, ma ci stanno, c'è stato anche qualche fallo, quindi attenzione. Nicolussi fermato, pallone adesso a Miala, Miala proverà a chiuderla al Parma, attenzione, palla da questa parte, via, tutti su, tutti su, andiamo a salire. E allora Semper, è azzardato questo lancio, infatti recupera la palla al Parma, non abbiamo giocato male ma neanche bene. Lukic proverà a tenerla
Niente da fare, non ci arrivo. Peccato perché perdiamo contatto con le prime due posizioni con questa sconfitta. Andremo a leggerci poi classifica e poi ci saluteremo. E finisce qui, perdiamo lo scontro diretto con il Parma. Un errore ci è costato caro, quello di Lazzaro, ma in compenso tutta la prestazione della squadra non ha funzionato. Mamma mia. E finisce su questo tiro ancora una volta di Inglese. Vince il Parma 2-1. Andiamo a leggerci i risultati di questa ultima giornata d'andata, che sono i seguenti. Il Parma vince col Genoa 2-1, Venezia Frosinone 2-0, Vicenza Benevento 2-2, Modena vince al Como 1-0, l'Ascoli batte la Ternana 1-0, Reggiana che vince a Palermo 3-0, Brescia Spal 0-2, Pisa Perugia 0-0, Bari Pescara 1-0 e la Regina dopo 4-5 sconfitte consecutive torna alla vittoria con il Cagliari 4-1. La classifica, mamma mia che classifica. Parma in fuga, 42 punti, Bari e Regina 35, Cagliari Como Genoa 33, Palermo 32, Benevento 29, Venezia 28, prossimo avversario del Grifone, nella prima di ritorno, Perugia 27, Reggiana che risale alla classifica con la Spal, il Modena 26, Frosinone e Pisa 23, buon Pisa fin qui, Ascoli 21, Vicenza 16, Pescara 13, Brescia 12 e la Ternana ferma all'11 punti. Andiamo a vederci adesso cosa succede. Questo poi non ve lo faccio vedere perché chiaramente ho optato per altri due giocatori, ma vediamo le risposte. Andiamo a vedere il database, li presenterò nel prossimo episodio. Scusate il rumore, c'è dei bambini giustamente che giocano qua sotto. Allora, classifica. Inter 51 punti, Napoli 47, Juventus 46, l'Atalanta 46, gran campionato della Sampdoria, eh. 41 punti, Fiorentina che annaspa lì dietro, è pericoloso, Lazio e Milan in caduta libera. E quindi attenzione, il Torino 21 punti. Vabbè, non dovrebbe retrocedere, io mi auguro di no. Va bene, ragazzi, io dico che per adesso è tutto. Vi do appuntamento alla prima di ritorno contro il Venezia e saranno fuochi e fiamme. Perché avremo in tre partite due scontri diretti con Venezia e Como per la Serie A, quindi forse, ma io vorrei evitare i playoff, siamo solo a 2 punti dalla promozione diretta, quindi attenzione. Ragazzi, io direi che è tutto, ciao e buon sabato.